Forse queste parole non rendono così tanta giustizia a quei signori e quelle signore che abbiamo visto prima. Anche perché lui aggiunse: vedete, io sono convinto che se lo si può pensare. John McCain. Eravamo in questo grande hangar trasformato in sala stampa del Grand Park. One way, first class ticket to immortality. Un viaggio in prima classe che sono andato verso l'immortalità. Ma l'immortalità, per le caratteristiche, ha. Come dire? Coperta da questa nuvola, dove è il dorme del mio building, a cui chiedo che cosa è successo senza il quartiere di Provincia. Perché la molteplicità di fatti, eventi, culture, contraddizioni si hanno a diventare leggenda. In quel momento, quando lui mi ha detto quella frase, il nostro meraviglioso pianeta, tutto azzurro, l'ha illuminato in quel modo, e poi vedere le immagini di quello che è De che pianeta esiste, dalle pianeta si è venuto, per la terra del cammino tra tanto e sicurezza. Prima che il design, diciamo, decorativo, come molto spesso viene. A sola media. Qual è il suo cocktail preferito? E invece la domanda, quella vera. Le cose capaci di condensare in un solo istante tutta una storia, però poi partengono. Ma ogni genere è una storia. E ho visto tranquillo ancora. La prima domanda. Il prodotto di oggi sicuramente per le sue specifiche caratteristiche è la nostra qualità oro. E quindi ha dei grandi numeri. Su questa invenzione fondamentale di design industriale che si sentiva negli anni, fino agli anni 70 fortemente. Quindi c'è nel concetto di leggenda già insito quello di valore, no? Riconosciamo un valore. Combinato a una forma, diciamo, riduce la resistenza idrodinamica, ma bisogna riempire le barche di pacchi, batterie, il cui peso. Tanto non, ahimè, o no, nel senso che. 1969, luglio, siamo scesi sulla Luna. Leggendario, cioè di un marchio iconico. Questo è quello che vogliamo fare in questo panel. Che parlando di IBM disse, senza il loro aiuto e senza la loro tecnologia non saremmo mai arrivati sulla Luna. Ecco, da quel giorno ad oggi Network Italia e del suo importante lavoro nel campo della sostenibilità e della responsabilità di impresa abbiamo il presidente Marco Frei e per Museo Impresa abbiamo Lisa Strace che è anche curatore del Museo Carte. Bene, quindi a questo punto